Allora, ragazzi, bentornati sul canale Gaming Now. E continuiamo il gameplay di Mass Effect. Dopo aver ucciso Venezia e la regina dei Racni, Cosa facciamo ora, abbiamo comandante? lasciato così Ci il dirigiamo verso pianeta. il portale Mu? Il portale Mu collega decine di sistemi. Senza sapere qual è l'esatta destinazione di Saren, sarebbe solo una perdita di tempo. Il comandante ha ragione. Non possiamo avanzare alla cieca. Dobbiamo raccogliere altre informazioni su Saren. Adesso sei tu il capo. Per caso il comandante si è dimesso mentre ero distratta? Non farò certo il burattino della Sari. Sono io che do gli ordini qui. Ci siamo capiti? Chiedo scusa, comandante. Volevo solo essere utile. Qui abbiamo finito. L'equipaggio può andare. Il rapporto su Noveria è partito, comandante. Vuoi che apra un canale di comunicazione? Fallo subito, Joker. Sto aprendo il canale, comandante. Parliamo con Questo il rapporto è consiglio. accurato, comandante. Ha trovato dei Rakni su Noveria? Li ha trovati e annientati. Si diverte a commettere dei genocidi, Shepard? A me interessa solo fermare Saren. I Rakni non contano nulla. La missione prima di ogni cosa, certo. Ricordi però che le sue azioni hanno anche conseguenze a lungo termine. Aspetteremo il suo prossimo rapporto, comandante. Beh. Erano una minaccia comunque, e quindi. Ok. Allora, continuiamo la missione principale. Dunque. Vermire. Raggiungiamo Vermire. Abbandoniamo il pianeta ghiacciato e dirigiamoci immediatamente verso Vermire. Il consiglio ci ha detto che a Vermire dovrebbe Comandante, è trovarsi in una arrivo un squadra. messaggio urgente dal comando dell'Alleanza. Te lo passo subito. Shepard, sono l'ammiraglio Hackett dal comando dell'Alleanza. Qui abbiamo un problema e lei è l'unico in grado di risolverlo. Perché ogni volta che c'è un problema vi rivolgete sempre a me? Lei è uno spettro, Shepard. E questa non è una missione come tante altre. Nell'ammasso Gemini Sigma c'è un campo d'addestramento dell'Alleanza in cui vengono collaudati armi e tecnologie in simulazioni reali. Una delle IV che usiamo per simulare le tattiche nemiche durante gli addestramenti non risponde più ai nostri comandi. È sfuggita al controllo. L'intelligenza sintetica è una tecnologia pericolosa, ammiraglio. Il supporto delle IV è fondamentale per il nostro successo militare. Possono elaborare migliaia, ma per quanto siano avanzate nel campo della strategia militare, restano sempre delle semplici IV. Attraversare il campo d'addestramento fino al nucleo dell'IV e disattivarlo manualmente. Non si preoccupi, ammiraglio. Mi sbarazzerò di quella IV. Lo so che gli spettri. L'IV controlla le difese automatiche, le armi e i droni della struttura. Lei è l'unico in grado di risolvere questo problema. Vabbè, ci penseremo dopo. Atterriamo su Vermire. E come stavo dicendo prima, ho detto
che a quanto... Comandante, ricevo un segnale. La squadra di infiltratori salati. Una squadra ci vorrebbe dare dei consigli. Sganciamo il veicolo, andremo a far piazza qui. Qualcosa su Sarno. Farò entrare al di sotto della copertura radar, comandante. Tutto secondo i piani, comandante. Resta fuori dalla portata delle armi ed effettua azioni evasive. So cosa devo fare. Ci vediamo all'accampamento quando quelle torrette saranno sistemate. Joker, passa e chiude. Ok. Dunque, sali a bordo del veicolo e trova la torretta antiaerea. Dobbiamo consentire alla Normandy di atterrare. Va giù! La visuale è molto meglio. Ecco l'artiglieria. È un pianeta sicuramente molto più accogliente che Doria. Sicuramente. Scendi giù, giù. Che cazzo ci sono? È un'arma bella grossa. Dobbiamo assolutamente disattivarla.
Com'è? Rilevo che la griglia è inattiva, comandante. È vicino alla base dei Salarian. Passo e chiudo. Sono pronto a muovere, comandante. Andiamo. Ok. Quello era lui. Comandante, la Normandy è atterrata al campo base, ma sembra che non potremo più decollare. Il capitano Salarian ti spiegherà tutto quando arriverai qui. Ecco il campo base. Eccoci arrivati al campo base dei Salarian. Adesso cosa dovremmo fare? Niente, almeno finché non troveremo un piano. Chi comanda qui? Qual è la situazione? Sono il capitano Kirray, squadra speciale 3° reggimento infiltratori. Siete appena atterrati in una zona altamente pericolosa. Tutte le batterie contraeree nel raggio di 10 km sanno che siete qui. Grandioso, e adesso? Niente, aspettiamo che il consiglio ci mandi i rinforzi che abbiamo chiesto. Siamo noi i rinforzi. Cosa? Tutto qui? Avevo detto al consiglio di mandarci una flotta. Non siamo riusciti a decifrare la vostra trasmissione. Ci hanno mandato qui a investigare. Proprio quello che abbiamo fatto anche noi. Ho perso la metà dei miei uomini investigando in questo posto. E cosa avete scoperto? La base operativa di Saren. Ha creato una struttura di ricerca, ma brulica di ghetto ed è molto ben difesa. Che ricerche sta conducendo? Sta utilizzando la struttura per creare un esercito di Krog. Com'è possibile? Pare che Saren abbia scoperto una cura per la genofagia. Perché la cura per questa genofagia è così importante? Era la soluzione al problema dei Krogan. Abbiamo introdotto la genofagia tra i Krogan dopo la loro insurrezione. Senza di essa, i Krogan si diffonderebbero rapidamente in tutta la galassia. E questi Krogan sono agli ordini di Saren. I Geth sono già un grosso problema, ma un esercito di Krogan sarebbe quasi inarrestabile. Esattamente. Dobbiamo distruggere la struttura e tutti i segreti che custodisce. Distruggerli? Non credo proprio. La nostra gente sta morendo. Questa cura potrebbe salvarli tutti. Se la cura esce da questo pianeta, i Krogan diventeranno inarrestabili. Non possiamo... Noi non siamo un errore.
Lui sarà un problema? Abbiamo già abbastanza Krogan scatenati a cui badare. Non preoccuparti, capitano. Mi preoccupo e come? È solo per questo che sono ancora vivo. Vai a parlare con il Krogan. Io e i miei uomini abbiamo bisogno di un po' di tempo per escogitare. Nel frattempo, rivolgiti al comandante Rentola se hai bisogno di rifornimenti. È in una delle tende qui vicino. Pare che la situazione sia abbastanza critica. Già, ma è soprattutto Vrex a preoccuparmi. Sembra sul punto di esplodere. Basta così, Vrex non è un problema. Se lo dici tu, ma continuerò a tenerlo d'occhio se non hai nulla in mente. Ok. Ah. Abbiamo incontrato così la squadra di Salarian, e ci hanno dato delle brutte notizie. Parliamo con Rex. Non è giusto, Shepard. Se esiste una cura per la genofagia, non possiamo distruggerla. Dobbiamo farlo. Qui il nemico è Saren, non io. Davvero? Saren ha creato una cura per la mia gente, ma tu vuoi distruggerla. Devi aiutarmi a capire, Shepard. Sono confuso. Ormai non riesco più a distinguere gli amici dai nemici. I tuoi sentimenti personali non mi interessano. La base deve essere distrutta. Bada come parli, Shepard. Ti ho seguito solo perché mi ero stufato di combattere per denaro. Se non sai darmi un motivo valido per distruggere le speranze della mia gente, allora con te ho chiuso. Non ti lascerò mettere a repentaglio la missione. Oh, capisco. Ma è così che mi tratti dopo tutto questo tempo. Come vuoi non capire cosa significa per noi Krogan? La base non deve essere distrutta. Vrex, ti prego, parliamone con calma. Abbiamo parlato abbastanza, Shepard. Ora farò a modo mio. Non credo proprio, amico. Grazie, capo. Con lui non si poteva proprio ragionare. Questo l'avevo capito. Ma cosa diavolo? L'hai ucciso tu, capo? Meglio lui che il comandante. Già, è vero. Addio, Rex. Non sarà una battaglia facile, ma noi siamo pronti. Dobbiamo farcela, umano. Paghiamo ancora il fio della vita. Ok. Con chi dobbiamo parlare, in effetti? Capitano Chiara. Mi dispiace per il Krogan. Era proprio testardo. Devo richiedere esequie funebri con gli onori del Consiglio? Non saremmo giunti fin qui senza di lui. Gli dobbiamo una sepoltura dignitosa. Hai uno strano codice d'onore, comandante Shepard. Ma darò le disposizioni necessarie. Sempre se sopravviveremo all'assalto contro la base di Saren. Quindi presumo che tu abbia già un piano. Più o meno. Possiamo convertire il motore della nostra nave in un ordigno da 20 kilotoni. Un metodo rozzo, ma efficace. Ottimo! Lo lanceremo dall'orbita e tanti saluti a quel bastardo di Saren. Purtroppo, le fortificazioni della struttura sono molto solide. Dovremo posizionare la bomba in un luogo preciso. Dove dovremmo posizionarla? E come facciamo a spostarla fin laggiù? La bomba deve essere posizionata all'estremità opposta della struttura. La vostra nave può sganciarla, ma prima dovremo infiltrarci nella base. Disattivare la contraerea e neutralizzare le forze. Dovremmo avanzare a piedi. Non abbiamo abbastanza uomini. Bene, io sono sempre per gli approcci diretti. Non sarà così facile, comunque. Non abbiamo abbastanza uomini per poter tentare un assalto frontale. Dividerò i miei uomini in 3 squadre. Mentre li teniamo occupati, guiderai la tua squadra Shadow nel retro della struttura. Buona idea, ma così vi farete ammazzare tutti. Siamo più forti di quanto sembra, comandante. Ma hai ragione. Molti di noi... E ciò rende ancora più difficile chiederti questa cosa. Mi serve uno dei tuoi uomini. Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a coordinare le squadre. Non mi piace mettere i miei uomini agli ordini di qualcun altro. Capisco, ma questa missione è troppo importante per tener conto di... Ha ragione, comandante. Se le 2 squadre non operano al massimo, non ce la faremo. Mi offro volontà. Non così in fretta, tenente.
Il comandante Shepard avrà bisogno di te per armare la testata. Con il dovuto rispetto, artigliere capo, non sta a te decidere. Perché ogni volta che qualcuno dice con il dovuto rispetto, in realtà vuol dire vai a farti fottere? Williams, accompagnerai tu il capitano. E niente atti di eroismo, capito? Agli ordini, comandante. Farò caricare l'arma sulla Normandy. Hai qualche domanda, comandante? Mi servono ancora alcuni istanti per preparare. Fai con calma. Noi siamo pronti. Sei pronto, comandante? Io sono pronto, capitano. Eccellente. Ora, scusami, devo preparare i miei uomini. Ok. Bene, ci siamo. Non combinare guai mentre sono... prepariamo, quindi... E neanche tu, comandante. Ce la caveremo. Per l'attacco sì, alla base di Saren. In bocca al lupo. Vorresti dirci qualcosa, capo? Non so. È strano. Obbedire agli ordini di qualcun altro, intendo. Non preoccuparti. Ci vedremo dall'altra parte. Lo so, io... È stato un onore combattere con te, comandante. Qualunque cosa succeda, non smettete mai di sparare. Dobbiamo colpire duro. Certo, comandante. Sapete tutti cosa c'è in gioco con questa missione. Io mi fido ciecamente di ognuno di voi, ma mi è giunta voce di un certo malcontento. Sappiate e condivido la vostra preoccupazione. Siamo addestrati per operazioni di spionaggio. Se le nostre gesta fossero rese pubbliche, diventeremmo delle leggende. Ma noi non combattiamo per la gloria. Ricordiamo i nostri eroi. Passo silente, che sconfisse una nazione con un solo colpo. Oh, sempre allerta. E mise alle strette interi eserciti con informazioni segrete. Questi autentici giganti sembrano... La nostra influenza ha fermato i Rat. Ma prima che questo avvenisse abbiamo retto il colpo. La nostra influenza ha fermato i Krogan. Ma prima che questo avvenisse abbiamo retto il colpo. La nostra influenza fermerà Sai. Nella battaglia odierna noi reggeremo il colpo. Buona fortuna, comandante. Spero che ci incontreremo ancora. Ok. Prova, prova. Mi ricevi, comandante? Forte e chiaro. Bene. Ah, comandante, se scopri un modo per superare le loro difese, ci faresti sicuramente un favore. Ok, ragazzi. Il video finisce qui. Commentate e mettete mi piace. E iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo gameplay.